Benvenuti in questa nuova puntata di Sad Moments. Oggi voglio guardare insieme a voi una puntata di Naruto, secondo me una delle più belle di Naruto, dove nostro Itachi si sacrifica per la seconda volta per liberare tutti dall'Edo Tensei, quindi muore per la seconda volta ed è veramente figa come puntata. Vi dico solo che il titolo di questa puntata è Io ti amerò sempre. Sono già triste. Cominciamo a guardarla. Fisici. Credere il Susanoo mi ha permesso. Non ce ne rimane ancora molto. Siamo arrivati all'atto finale. Arte della polvere. Tecnica della separazione. Minchia. Rilasciare il Susanoo mi ha permesso di evitare l'arte della polvere. Credete che basterà eliminare le mie copie e distrarmi con l'arte della polvere? Lo vedi questo? Questo è il potere dei cinque Kage. Capisco. Siete delle Siete merde. degni dei ninja che portano il nome di Kage. Insomma. Dunque io, Madara Uchiha, risponderò a mia volta a pieni poteri. La forza dei cinque Kage non è nulla paragonata al mio immenso potere. Il Susanoo perfetto. Questo è il mio Susanoo perfetto. L'ho detto. Bello, Susanoo, eh. È Tsuna, enorme. è enorme, l'hai detto tante volte, Tsuna. Questo è il potere di Madara Uchiha. Allora, perché all'epoca? Perché ti sei trattenuto contro di noi? Perché nessun adulto userebbe i suoi pieni poteri per affrontare dei bambini indifesi come eravate tu e Mu. Sono scomode quelle scarpe lì, eh. Susanoo, mettiti un paio di ciabatte. Cominciamo, topo. Cominciamo, topo. Bue. Scimmia. Immagino che non importi quello che dirò, non è vero? Come sempre. Anche se oggi hai protetto il villaggio. Un giorno riuscirò a distruggerlo. Tigre. Tecnica della resurrezione. Rilascio. Fratellone. Fuchikage. È terribile. Credo che questa sia la fine. Eh sì. Silenzio, Mizukage. Merda. Io non ho nessuna intenzione di mollare proprio adesso. C'è qualcosa che non va. È successo qualcosa a chi ha invocato la tecnica. La notte che ti ho lasciato, ho fatto tutto quello che Tobi e Danzo ti hanno raccontato. Ora ti mostrerò tutta la verità. Capisco. Quindi ti sei schierato con l'altra parte. Itachi, promettimi soltanto una cosa. Prenditi cura di tuo fratello Sasuke. Lo farò. Non avere paura. Questo è il cammino che hai scelto. Paragonato al tuo, il nostro dolore finirà in un istante. Anche se siamo così diversi, sono comunque molto fiero di te. Resti sempre un bravo ragazzo. Da allora ti ho sempre mentito e ti ho chiesto di perdonarmi, tenendoti intenzionalmente sempre a distanza da me. Se mi fossi aperto con te fin dall'inizio e ti avessi guardato dritto negli occhi dicendoti la verità, non mi sarei mai trovato qui davanti a te a raccontarti tutto questo nel mio fallimento. Ora voglio trasmetterti quest'ultima verità. Tu non devi affatto perdonarmi. Non importa quello che farai da qui in avanti.
ma ricorda solamente che io ti amerò sempre. Madonna mia, ragazzi. Madonna mia, pesante, sempre pesante rivederlo. Allora. Non l'avevo mai visto in italiano, l'avevo visto sempre in giapponese, sottotitolato, e in giapponese secondo me dà quel qualcosa in più. Bello anche in italiano, ma in giapponese secondo me merita di più. Bellissimo, bellissima puntata, e ragazzi, se ne volete altre di anche altri anime, fatemelo sapere qua sotto. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollicione in su, se non è piaciuto pollicione in giù, e bella, ammazza, oh.